Ciao ragazzi! Allora, oggi siamo qui. Allora, monopattino elettrico. Cominciamo subito così. Da più di 2 anni sono impazzito completamente per mezzi elettrici. Io ho già 2/3 monopattini elettrici, il terzo della prima recensione, quella di 2 anni fa, è un po'. Allora è arrivato questo simpaticissimo nuovo monopattino. Come vedete è ancora imballato, io non l'ho provato, sono troppo curioso di provarlo perché non vedevo l'ora che arrivasse e quindi sono qui in questo video per provarlo insieme a voi. Si vede che sono sdentato. Allora, si chiama Zoki CNS Turgeon. La batteria è di 7500 mAh, va a massimo 30 km/h, pesa 13,8 kg, ha un'autonomia di 22-25 km e il massimo peso supportato è di 100 kg. Unboxing. Attenzione. Arancione. Adesso anche che giorno. Allora, vediamo un po'. Qui simpaticissimo manubrio e uno. Lo metto più in qua, così potete ammirare. Poi carica batterie. Carica batterie con varie prese. Ah, ok. Dicevo, direttamente sul monopattino. Rispetto a quegli altri non è troppo pesante, ma neanche leggero, eh. Venite con me che vi faccio vedere una cosa. Il libretto delle istruzioni, che è un manuale grosso, che a noi non servirà. Le ruotole simpatiche. Gustoso. Ok. Ah, mi mancava l'unboxing di qualcosa di elettrizzoso. Elettrizzante. Ok. Oh. Arancio fluo lucido. Qualcosa? Per favore, supporto! Qualcuno, aiuto! Ok. Uno. Come vedete, adesso vi mostro bene. Qui. Manubrio! Ma sei cattivo! Qui bisogna fare un po' di forza per alzarlo e abbassarlo. Molto sicuro. Perché allora, se eventualmente si sganciasse mentre che andate, è impossibile che vi cada addosso e quindi si divida il monopattino, no? Una volta con quell'altro mi è successo, con questo qui sarà un po' più impossibile. Poi c'è la seconda protezione, più di così. Ok, passiamo al manubrio senza... guardate! Allora, brum brum, allora, perfetto, qui abbiamo questi che vanno avvitati, non so avvitare le cose, aiuto. Allora, prima di avvitare i due manubri, si chiamano manubri? Ok, va messo questo qui che è il freno e poi avvitate, vedete come vi trovate? E poi avvitate, infatti come vedete qua c'è una L che sta per left, sinistra, e una R che sta per destra. Allora, adesso avvitiamo per benino una cosa.
Cavalletto! Ora vi mostro un po' l'accensione. Qui, come vedete, c'è il display pieno senza tasti, infatti il pulsante di accensione è questo. Tenete premuto e si accende. Ora ha 3 tacche su 5. E c'è una cosa bellissima: le frecce. Allora, partiamo dalla prima cosa generale dei monopattini, che in strada li potete utilizzare solo e soltanto quando avete compiuto i 14 anni, ok? Questo qua lo userò al parco, in giardino, qua davanti, in casa un po' di meno, però va bene. Allora, lo provo dentro adesso perché intanto è buio, è notte e piove. Quindi domani, che è domenica, c'è il sole e dopo vi metto una clip dove lo provo meglio, col sole fuori. Qui, come vedete, c'è il fanale posteriore e poi ci sono 2 LED al lato. Adesso guardate, clicco la freccia. Questo è proprio come le macchine, oh. Freccia, boop, boop, sto per andare a destra. È bellissimo. Vi fa vedere la freccettina. Poi dice vado a sinistra. E poi, schiacciando tutte e 2 le frecce, l'emergenza. Perché sono schiacciate entrambe le frecce. Allora, boop, ecco qua. Ta-da! E poi sempre acceso, ok? Tenete premuto, si accende, slash spegne, si spengono o accendono i 2 fanali. I freni sono 2. Tac, ed è questo, ok? E poi c'è direttamente il parafango, che funge pure da freno, perché sennò non ci sarebbe questa molla. E allora, per cambiare modalità di velocità, si clicca 2 volte il pulsante di accensione. Intanto togliamo questa pellicola che non mi gusta tantissimo. Facciamo così. Che bello. Da notare che la piattaforma dove si mettono i piedi è di legno, ma sotto no, perché come vedete è tutto qui dello stesso materiale, semplicemente un rivestimento. E il rivestimento del rivestimento della pedana è tipo carta vetro, carta vetrata, perché è tutta ruvida ed è antiscivolo. Qui sotto c'è la batteria. Le ruote sono da 9 pollici. Io col mio monopattino ho dovuto fare un'operazione che ci ha costato una giornata intera per cambiare le ruote e metterle da 10 pollici, no? E queste sono già da 9 pollici, quindi belle che a posto. Qui invece c'è dove si carica la batteria. Il problema è che non c'è spazio. È quello che... c'è spazio? Marcia! Perfetto. Gatto, ciao! Il gatto è fuggito, si è terrorizzato. Clip di domani dove lo provo fuori.
prova velocità. Guardate qui. 27, 28. Ora va da solo perché si è tenuto il pulsante dell'acceleratore premuto per più di tot secondi. Ok. Vi lascio qui sotto in descrizione il link per prenderlo se vi piace. Io vi saluto. E diciamo così. Ciao ragazzi!